Noi siamo partiti dall'Expo per dichiararci pronti ad accogliere i pellegrini in vista del Giubileo. Expo per noi è stata una delusione perché si è parlato di cibo, ma si è parlato soprattutto di gastronomia. Non si sono affrontati i problemi per cui era il tema principale dell'esposizione universale. Noi riteniamo che laddove si parla di cibo ci devono essere gli agricoltori e che sono stati i grandi esclusi dell'Expo. Noi romani, agricoltori romani, Confagricoltura di Roma, ci dichiariamo disposti ad accogliere i pellegrini nei nostri agriturismi e ad offrirgli tutti i prodotti, le eccellenze del territorio. Il Papa sullo spreco ha detto: il cibo sprecato è cibo sottratto ai poveri. Andrea Segre ne ha declinato le diverse versioni perché lui se ne sta occupando di questo spreco. Quello che appare però evidente è perché ce ne stiamo occupando solo ora, perché forse è finito, abbiamo la percezione che sia terminata l'era dell'abbondanza, per cui adesso questo è stringente. Noi su quello che ha detto Andrea Segre faremo la nostra parte, e lui ha sottolineato il fatto che bisogna fare dell'educazione alimentare. Ma in realtà sono quattro lettere che abbiamo sentito tanto durante Expo, soprattutto ho trovato tante aggettivazioni, da cibo alto a cibo zero, cibo spadellato, cucinato, sprecato, e potrei andare avanti. E ho provato a definirle, ho provato in modo molto breve, quasi delle definizioni aforistiche. In effetti siamo totalmente confusi, siamo bipolari, bulimici, anoressici, spendiamo di più per metterci a dieta che per mangiare, e tutti questi squilibri li vediamo non solo nel mondo ma anche nel nostro paese. Allora ho provato a capire qual è il cibo di cui abbiamo bisogno: il cibo alto, il cibo basso spazzatura, forse un cibo medio, e noi abbiamo la dieta mediterranea che non applichiamo, non pratichiamo per nulla. E quindi mi sono posto, diciamo, l'interrogativo di Expo, dando qualche risposta. Ma sì, c'era una grande aspettativa e credo che sia stato in generale uno straordinario successo, viste anche le premesse che c'erano. In fondo anche la carta di Milano, che è stato un po' il passaggio fra i contenitori, i padiglioni, e finalmente i contenuti, pur nella sua genericità, ha fissato dei punti importanti. Io mi sono occupato della parte relativa allo spreco, se ne è parlato tanto. Ecco, adesso bisogna che questa eredità immateriale diventi anche materiale, nel senso che quanto si è discusso, tanto, forse si poteva fare di più, ma credo che davvero tutte le iniziative organizzate, non avremo mai forse il quadro completo, abbiano aumentato molto la nostra consapevolezza rispetto all'importanza del cibo, di chi lo produce e arrivando fino in fondo per chi lo consuma. Adesso si tratta davvero di non dissipare, diciamo, questo patrimonio che è stato costruito. Il mio piccolo contributo con questo saggio va proprio in questa direzione: il cibo deve essere educato, ecco, questo è l'aggettivo di cui noi abbiamo bisogno. Ci deve essere educazione alimentare a partire dalle scuole. È incredibile che nel nostro paese, nonostante Expo, nonostante si fondi su una cultura alimentare importante anche dal punto di vista economico, pensiamo soltanto all'export, non abbiamo ancora questa materia o questi pezzi di altre materie, pensiamo alle tante discipline in cui rientra l'educazione alimentare. Ecco, dobbiamo porci questo obiettivo come se fosse un capitolo, l'educazione alimentare, della nostra educazione civica.